bentrovati, oggi è venerdì 19 luglio, sono le 12:31 minuti in questo istante, un nuovo appuntamento qui su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano, un graditissimo ritorno qui con noi ospite oggi, Sabrina Penon, buongiorno Sabrina, di Lila Milano Onlus, buongiorno Sabrina. Buongiorno a tutti. Grazie mille di essere qui con noi, chiudiamo questa settimana parlando appunto di Lila, Lila è una istituzione, c'è poco da fare, anzi buon compleanno, perché so che quest'anno fate 30 anni, ne parlavamo prima, no? Sono 30 anni di Lila, 30 anni di lotte, informazione, prevenzione, attivismo, cioè insomma 30 anni tanto belli lavoro. Pieni, belli pieni, tanto lavoro, ma che non si ferma mai. No. Continuate. Sempre senso esserci, continuare a fare infatti, cose. Infatti continuate, sì. Sempre senso esserci, anche perché insomma, e ce lo dicono poi, mi racconterai anche dei dati che hai portato qui, cioè il tema è sempre attuale, bisogna parlarne, bisogna ricordare che esiste, l'AIDS non è sconfitta, l'AIDS c'è, vive intorno a noi come si dice in questi casi, però si può lottare per appunto combattere o comunque soprattutto fare giusta prevenzione. Informazione. Ricordiamo un attimino appunto in generale bene cosa fa Lila a Milano, come funziona, in modo così da ricordare chi ci segue da casa bene che cosa fate. Allora, noi sintetizzando in due parole ci occupiamo di supportare le persone con HIV in tutti i bisogni che possono avere e anche i bisogni che possono avere i loro familiari, amici, le persone che hanno intorno, e ci occupiamo poi di interventi più complessivi di prevenzione, di formazione, la proposta dei test rapidi che ormai è un'attività consolidata e quindi la possibilità per le persone di eseguire il test in forma anonima e gratuita anche presso la nostra sede. Progetti, dicevamo, tantissimi su Milano, ultimamente vi siete focalizzati molto anche sui giovani, più giovani e giovanissimi. Sì. Avete avuto un bellissimo progetto da qualche anno, ma lo portate avanti, che volevamo parlarne oggi, con le università milanesi. Sì. Sapete, con le università, cioè non stiamo parlando di un'università sola, stiamo parlando anche dalla statale alla Bocconi, alla Bicocca, al Politecnico, quindi insomma tutto quanto l'arco lo scenario milanese. Ma che cosa fate in concreto appunto con questo progetto con l'università? Come si chiama? So che abbiamo anche del materiale, eccolo qua, grazie mille alla regia che sta già prontamente facendoci vedere la locandina. Allora, siamo in ballo, tra virgolette, ormai dal 2013, per cui è un po' che ci siamo. E lavoriamo con queste sedi accademiche, al momento abbiamo in passato lavorato anche con l'Accademia di Brera. Il progetto in sintesi vuole lavorare sulla prevenzione rivolta agli studenti universitari, poi questo si traduce in una serie di attività che sono di formazione rivolta ai ragazzi, di sensibilizzazione degli studenti in senso ampio, per cui tavoli informativi, eventi che richiamino l'attenzione di altri studenti, e poi la raccolta di dati che utilizziamo poi anche per restituire come sta andando il lavoro attraverso dei brevi quiz che usiamo nelle occasioni appunto rivolte all'ambiente universitario. Cosa salta fuori da questi quiz ad esempio? Cioè, so che, Che ha senso lavorare ancora. Che ha senso lavorare ancora, che bisogna continuare a lavorare. Sì, sì, sia sul fronte della prevenzione, quindi il fatto che tanti ragazzi ancora non hanno chiaro come si trasmette l'HIV, ma anche come non si trasmette, e quindi questo si traduce poi in una serie di informazioni che molto spesso sono stigmatizzanti nei confronti dell'infezione da HIV e di chi l'infezione ce l'ha già, e che sono molto pericolosi perché portano i ragazzi non tanto a mettere in atto comportamenti, come dire, preventivi, ma banalmente la mia collega di università è una brava ragazza, va in palestra, è in buona salute, quindi posso non preoccuparmi dell'argomento, insomma, invece la ragazza magari palestra, conosciuta in discoteca, in qualsiasi caso, quindi siamo ancora un po' a volte, non dico con tutti, però come dire, la traduzione dell'argomento è ancora un po' in questi termini, quindi c'è bisogno di... A quelli magari che nell'89 magari c'erano già un po', no? Come noi, cioè come me, tu no? No, c'ero anch'io. Però, noi siamo cresciuti, no? La nostra generazione è quella dell'alone viola, ricordiamo sempre. Esatto, no? Cioè, quindi, esatto. Siamo cresciuti bombardati da come sì, da come no, da quello da fare.
Non è che dopo si è smesso di parlarne, comunque si è comunque continuato a parlarne, soprattutto ad esempio come leader avete sempre fatto grandissime campagne, sì. Però vi ritrovate credo abbastanza disorientati quando poi finite in situazioni dove certo. Comunque stiamo parlando di ragazzi universitari, quindi anche di una certa cultura, quindi che stanno magari facendo certi tipi di percorsi e mancano proprio dei fondamentali. Pezzi. Mancano dei pezzi, perché sicuramente parlare di sessualità non è semplice, per i bambini è ancora semplice, da un certo punto in poi non è più semplice, e poi i ragazzi stessi quando chiediamo a loro ci riferiscono che c'è chi ha ricevuto magari, non so, l'intervento del consultorio durante la scuola superiore, chi magari ha fatto un percorso un pochino più strutturato, ma in realtà è molta macchia di leopardo, non esiste un programma strutturato che prevede educazione all'affettività e alla sessualità in tutte le scuole. Quindi chi ha la fortuna di aver ricevuto, come dire, questi momenti di approfondimento ovviamente ne sa un pochino di più. Chi magari non ha avuto questa occasione e in più fa fatica a casa a parlare di certi argomenti, come è molto comune che sia, ha un livello di informazioni che è molto, insomma, basso. Questi quiz, so che sono appunto fate questi incontri, alla fine fate anche che perché rimane questi quiz dove cercate di capire sì. Il vero e il falso, esatto. Sui miti, un po' giocando, però. So che l'avete fatto anche un video sulla falsa riga, sì. No? Allora direi di andarlo a certo. Vedere, quindi Nicolai quando è pronto manda pure, sono i quiz, ecco. Ciao, scusa, possiamo farti un paio di domande? Certo, volentieri. Prima domanda, l'AIDS è un virus? Sì, vero. No, 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 no! Una persona HIV positiva ha segni visibili sul corpo? No, falso. Gli unici liquidi che trasmettono il virus dell'HIV sono sangue, sperma, secrezioni vaginali e latte materno, vero o falso? Vero. E per sapere se si è contratti l'HIV bisogna fare un test? Sì, bisogna fare un test, ma mi pare che ce ne siano diversi, cioè dipende dal tipo di test. Rischio di infettarmi se bacio profondamente una persona? Falso. Se ho un rapporto penetrativo protetto? Falso. Se stringo la mano a qualcuno? Falso. Vivere con una persona HIV positiva o malata di AIDS comporta dei rischi? No, non credo, la sola convivenza non penso comporti rischi. L'AIDS è un virus, vero o falso? Vero. Beh, insomma, sì, c'è ancora un po' da lavorare, però sì. Un paio che le sapevano tutte ce n'era. C'è, qualcuno che c'è. Funziona. Questi comunque erano ragazzi che hanno lavorato con noi perché una parte del progetto appunto prevede attività di formazione. Questa è una delle associazioni studentesche che collabora nel progetto sin dall'inizio e ha strutturato questo video proprio in occasione di un primo dicembre che è stato lanciato insieme alle altre iniziative che abbiamo organizzato con i ragazzi, quindi... Informazione e prevenzione sono sempre questi due, diciamo, filoni principali. Su cosa vi state concentrando in questo momento? Cioè, qual è appunto l'informazione principale da far passare? Quali sono i metodi di prevenzione principali da far passare? Preservativo rimane comunque lo strumento fondamentale, se non altro perché è il più facilmente accessibile e reperibile, quindi parliamo di preservativo sempre sia maschile che femminile, perché in Italia è sconosciuto, è uno strumento con cui bisogna prendere un po' confidenza, ma tante ragazze non sanno che esiste, quindi è importante condividere questa informazione. Con i ragazzi parliamo anche di quelle che sono le ultime evidenze scientifiche, per cui l'efficacia del trattamento per l'infezione da HIV oggi, che permette di, per la persona con HIV, non trasmettere più l'infezione, ovviamente, quindi può avere rapporti senza l'uso del preservativo, può concepire un figlio naturalmente, quindi abbiamo fatto passi da gigante, è importante saperlo, poi nell'ambito di ciascuna coppia questo aspetto deve essere gestito
in trasparenza e fiducia. E un'altra evidenza importante, di cui i ragazzi peraltro molto spesso sono al corrente, hanno bisogno di informazioni per, come dire, mettere insieme tutti i vari pezzettini, è il tema della PrEP, quindi la profilassi preesposizione, quindi l'assunzione di farmaci antiretrovirali in via preventiva per evitare di contrarre l'infezione da HIV. In che casi viene magari fatto, come viene consigliata questa Beh, sicuramente per chi per molte cioè, ragioni hai diverse. Hai detto una parola che potrebbe dall'altra parte mi spaventa, farmaci, hai detto, no? Mm-hmm. Dico, no, perché devo prendere i farmaci prima di, cioè il farmaco lo prendo per curarmi, no? Per alcune persone è una valida alternativa al preservativo, alcune persone il preservativo, senza entrare nel merito delle motivazioni personali, non lo usano. Quindi se esiste una strategia alternativa che funziona con un adeguato accompagnamento, perché sono farmaci, perché questi farmaci richiedono dei controlli periodici, quindi serve il supporto di un medico, di una struttura che possa accompagnare la persona durante il periodo dell'assunzione di questi farmaci. Ma se le persone sono messe, come dire, rese consapevoli di tutto questo contenitore, del fatto che esistono altre infezioni sessualmente trasmesse, quindi è importante fare dei controlli periodici perché non prendo l'HIV ma posso contrarre altre infezioni. Quindi se le contraggo e faccio controlli regolarmente posso curarle e risolverle. Quindi la PrEP è una strategia efficace, ormai è dimostrato, è una valida alternativa, non per tutti, per alcune persone una valida alternativa. Le persone devono essere semplicemente informate di tutti gli aspetti che caratterizzano questa strategia alternativa. E qua entriamo in gioco. Il posto migliore della chiede informazioni è appunto Lila, certo, giusto? Certo, Lila sicuramente, perché si parla di PrEP ormai da tempo, non solo Lila, nel senso che ormai è un'evidenza talmente consolidata, l'ultima edizione di ICARE, un'importantissima conferenza che si è tenuta a Milano quest'anno, è stata praticamente focalizzata, non esclusivamente, però in gran parte proprio sui temi della PrEP e del trattamento antiretrovirale come prevenzione, perché sono evidenze scientifiche ormai consolidate su cui è importante costruire anche le prossime strategie di intervento e di prevenzione. Diciamo che appunto se quest'anno vi siete molto focalizzati sui giovani, i più giovani e i giovanissimi, mm-hmm. Intanto appunto avete fatto anche un progetto molto interessante, mi dicevi, con le scuole medie. Sì. Allora noi in realtà Lila da quando è nata, prima perché c'era un'emergenza, poi perché comunque appunto magari non se ne parla a casa, non se ne parla a scuola, quindi la prevenzione per Lila con i ragazzi è sempre stata fondamentale. Ad oggi siamo in grado di lavorare con ragazzini già a partire dalla quinta elementare fino agli studenti universitari, e quest'anno abbiamo realizzato questo progetto che si chiama Crescere Insieme in una scuola secondaria di primo grado con i ragazzi di terza media, quindi una scuola che ci ha accolto a braccia aperte, una scuola che è l'Istituto Forlanini, con cui abbiamo lavorato divinamente, e abbiamo lavorato con i ragazzi sicuramente sul tema dell'affettività inteso come emozione che accompagna l'avvicinamento all'atto sessuale, all'innamoramento, alla relazione con l'altro, e abbiamo lavorato anche naturalmente sulla prevenzione, per cui innanzitutto preservativo e femidom come strumenti che i ragazzi hanno avuto occasione di toccare, di vedere, si sono divertiti tantissimo, tra questo l'altro è stato un momento con le terze medie. Siamo già a parlare di questi temi con i ragazzi così giovani. Sì. È inutile scappare dal puritanesimo di dire non parliamo. No, con no, i ragazzi sono già molto non consapevoli, diciamo, hanno già visto, sentito tante cose, per cui in alcune classi ad esempio si lavora tantissimo su quelli che sono gli accessi a contenuti online che sarebbero vietati ai minori, ma che i ragazzini ovviamente frequentano, per cui ad esempio tutto il tema della pornografia è diventato un focus importante, perché da lì, oltre al discorso della prevenzione, si parla anche di un approccio alla sessualità che non è realistico, e quindi si cerca di lavorare con i ragazzi anche su una presa di consapevolezza di che cosa significa una relazione con l'altro che è affettiva, di innamoramento e di condivisione anche fisico. Quindi con loro
c'è sempre da chiacchierare un sacco su anche questi perché, appunto, temi. Se poi dopo credo che appunto sia anche la richiesta, cioè nel senso che appunto sì. gli stessi ragazzi, gli stessi bambini in questi sì. casi hanno proprio anche voglia di fare domande, tante, curiosità, no? Tante, anche perché paradossalmente questo accesso alla pornografia è quello che ci permette di andare ad affrontare dei temi anche molto nello specifico, perché loro vedono delle cose, non le capiscono, le riportano in modo un po' contorto. Quindi noi ad esempio avevamo lasciato una domanda per delle scatole anonime per i ragazzi che fossero stati in imbarazzo. Io devo dire che queste scatole in tutte le classi che abbiamo visto non sono state usate, perché i ragazzi non avevano nessun problema ad alzare la mano e a chiedere espressamente che cosa fosse un tipo di comportamento piuttosto che l'altro che avevano magari appunto o visto in qualche video o magari si erano sentiti raccontare da coetanei più grandi o della stessa età. Dicevi che questo può succedere anche con ragazzi o bambini ancora più piccoli, nel senso che sì. volendo già del ciclo dell'ultimo anno elementare, a voi piace tanto, anzi dai, mi dice, sì. passione per loro, perché sì. sono davvero pieni di curiosità, domande. Sono curiosi. E lì su sì. cosa si lavora? Come si lavora con un bambino, cioè con un bambino piccolo ancora? In quinta elementare e anche in quarta, in alcuni casi si lavora di più sull'affettività, quindi su una consapevolezza che sia emotiva, prima di se stessi e poi degli altri, perché questo fa parte insomma della costruzione di una sessualità sana, come dire, equilibrata. Quindi imparare a riconoscere le proprie emozioni, quello che ci piace e non ci piace, avere la capacità di dire cosa ci piace e cosa non ci piace, rispettare quello che l'altro ci dice, per arrivare a costruire poi appunto una capacità di relazione sia con il proprio corpo che con quello dell'altro che sia il più consapevole e equilibrata possibile. Quindi si lavora, si parte con questi temi che sono più legati proprio all'affettività, all'espressione delle emozioni. Il lavoro all'università soprattutto vi aiuta molto anche nel reperire dati, nel capire e nel poter poi relazionare appunto con le nuove generazioni. Ci sono dei dati proprio sulle nuove generazioni che però sono abbastanza interessanti, non voglio usare la parola allarmanti, però insomma da starci significativi. Attenti. Significativi, grazie per il suggerimento Sabrina. So che ce l'hai parlato qua perché ci direi abbastanza questo dato. Sì, io ne ho parlato anche insieme al collega che era con me quando abbiamo fatto uno degli ultimi interventi in università, dicendo ai ragazzi che non volevamo spaventarli. Ma nel 2019 vedere che tra i 20 e i 24 anni le infezioni complessive annuali ammontano a più del 9% è una cosa un po', appunto, non vogliamo fare terrorismo, ma è una cosa significativa. Quindi è importante che i ragazzi siano consapevoli del fatto che l'HIV è un'infezione sessualmente trasmessa e come tale riguarda tutti, quindi riguarda me che ho 20 anni e che magari ho un'attività sessuale molto vivace e è importante sapere che se non mi proteggo con la strategia che ritengo più opportuna io rischio di contrarre un'infezione che oggi possiamo curare, quindi non si tratta di fare terrorismo, ma si tratta comunque di essere consapevoli del fatto che è una patologia che deve essere sì. trattata ad oggi quotidianamente per tutta la vita. Quindi tra contrarre e non contrarre l'HIV c'è ancora una differenza, soprattutto a 20 anni. Quindi è importante che i ragazzi lo sappiano, che ne siano consapevoli e che si cominci, come dire, a sgombrare il campo dalle confusioni che ancora ci sono. Per cui l'HIV, le infezioni sessualmente trasmesse riguardano quelle facili, tra virgolette, le persone omosessuali, le persone che assumono sostanze, perché ancora... Cioè siamo ancora a questa idea. Ancora ci sono questi pregiudizi, queste idee che sono assolutamente infondate rispetto a cos'è oggi l'infezione da HIV. Dicevi che questi dati tutto spesso e volentieri sono in realtà anche un po' sottostimati, nel senso che insomma sono sempre stati abbastanza, anche perché è complicato immagino. C'era un altro dato interessante, mi dicevi sui ragazzi molto giovani, intorno ai 20 anni, intorno ai 29, scusa, piccoli... L'incidenza delle infezioni che è molto elevata tra la fascia d'età successiva, quindi 25-29 anni, quindi abbiamo un'incidenza che se non sbaglio è del 13%, 15%, quindi
elevata. Vuol dire che tra i 20 e i 29 anni comunque le infezioni sessualmente trasmesse sono una realtà, anche perché contrarre l'HIV, come dire, è tra virgolette difficile, nel senso che non è l'infezione più aggressiva in assoluto, ma fare sesso non protetto significa contrarre magari altre infezioni. Questo mi rende più vulnerabile alla possibilità di contrarre anche l'HIV. Quindi il lavoro che facciamo con i ragazzi, certo, è focalizzato sull'HIV, ma anche sul panorama più complessivo delle infezioni sessualmente trasmesse, sapere quando rischio. Se ho rischiato, sapere quale screening è importante fare, non solo per l'HIV, ma anche per la sifilide, per la gonorrea, per un papilloma virus, eccetera, eccetera. E quindi noi forniamo ai ragazzi anche indicazioni su quello. Guardate che esistono degli esami, sono degli esami di routine, sono eseguibili un po' ovunque. La differenza può essere l'anonimato, la gratuità, l'ospedale, il centro MTS. Ci sono ormai a Milano soprattutto, insomma, tante possibilità. Quindi cerchiamo anche su questo di dare ai ragazzi indicazioni perché siano in grado, nel momento in cui effettivamente riconoscono di aver avuto un rischio, di verificare se questo rischio ha consentito o meno di contrarre un'infezione. Sempre tante iniziative che fate appunto in città e non. Prossimo futuro cosa c'è per l'Ila Milano? Allora, prossimo futuro futurissimo, così lo dico anche qui, ad agosto comunque proporremo il 1 agosto l'abituale data mensile di test rapidi, okay, anonimi e gratuiti da noi. In autunno, tramite poi sito, pagina Facebook, lo comunicheremo, visto che compiamo 30 anni, saranno previste delle iniziative ulteriori per festeggiarci, che di solito sono aperte, insomma, a chiunque voglia essere con noi, e quindi dopo l'estate e anche con il 1 dicembre, giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS, comunicheremo una serie di iniziative che sono in fase di pianificazione o definizione. Quindi si può dire appunto, già dall'inizio questa cosa, devo dire, la battuta devo farla, che la prevenzione non va in vacanza. Esatto. So che però avete fatto anche una cosa carina per andare per portarla in vacanza con noi, no? Sì. Ho messo una bella locandina fatta da qualche anno, che cos'è questo progetto Lifesavers? Questo è stato realizzato tra l'altro con dei bravissimi ragazzi che collaboravano nel progetto, quindi la grafica è tutta opera loro. Abbiamo realizzato una serata quell'anno a ridosso, più o meno in questo periodo, in una discoteca, quindi questi studenti si sono prestati ad andare in giro per il locale a distribuire preservativi a tutte le persone presenti, e questa era la locandina che come dire, promuoveva questa serata, che è diventato un po', come dire, il saluto prestivo, il ricordo, divertiamoci però. Quindi sicuramente allora Sabina ci rivediamo al rientro, sì? Ci rivediamo in autunno anche per festeggiare appunto i 30 anni di Lila, il 1 dicembre poi appunto la giornata internazionale lotta all'AIDS, so che saremo quindi sicuramente qui a parlare, incontrarci e a dare voce a tutte le varie iniziative che farete ancora. Ricordaci in chiusura e coordinate per mettersi in contatto con Lila, sapere tutto sulle vostre iniziative. Allora, www.lilamilano.it che è il sito, la pagina Facebook Lila Milano Onlus, c'è una pagina Instagram, chi volesse andare a farsi un giro, che è una pagina collegata al progetto Università, che si chiama Sex and Lode. Perfetto. Sabina, grazie mille davvero, grazie, buone vacanze allora, e noi ci rivediamo allora a settembre con tante altre informazioni da dare al nostro pubblico. Buone vacanze, grazie. Grazie mille a Sabina Penon di Lila Milano Onlus, grazie mille anche a voi che ci avete seguito, buon weekend, noi ci rivediamo lunedì, andiamo avanti fino al 9 agosto, quindi siamo qua fino al 9 di agosto e vi raccontiamo Milano, la città metropolitana e tutto quello che fa grande la nostra città. Grazie mille, arrivederci, a presto.